Ciao Carusi! Non mi vedete, vero? Passarono giorni, notti, semane e non sapeva che fare. Allora tagliando la vita mi fece un poco di domande. Co sogno? Che faccio? Quanto sogno impotente e magari immortale? Oggi è lunedì e mi rispondo che sogno bello, forte e coraggioso. Non mi scanto di niente. E che saccio unire? Come fare? E che voglio fare? Passavo la prima notte e poi la seconda e la terza. Mi faccio oggi domani e magari stesse che mi fece lunedì. Ma ci sono risposte che cominciano a canciare, che hanno un colore diverso, che cantano più lente. Forse mi stai scantando. No, no, che quali scantare? E perché? Ora passa. Sì, sì, ora passa. Mentre giovedì mattino mi metto la mia giacca e ne esco per Roma paese. Camminando, camminando, vedo i amici e mi fermo. Ci riuniamo a Torino e due metalli e mi dice: oh, e che fa? Non ha sentito la televisione, c'è un virus. Io da lì e con una smorfia ci dico: magari tu con sto virus. Per fortuna si misero tutti a ridere. E allora capivo che era tutto a posto. Passavo la giornata, mi cuccai. E do sonno, visti tanti cristiani che correvano, gettavano voci, ma rivegliai ed era tutto surato. Ma lo sogno fece? O forse no? Minchia, che cosa vera è? Mi stai scantando? Che sta succedendo? Allora non è come penso. Sogno come tutti l'auge. Sogno mortale. Sta finendo la settimana. È vero, sempre meno cristiani. C'è solo me padre e me madre. E tutti l'auge, non ne so. Tutti quelli che mi abbracciavano, mi volevano bene. C'è qualche cosa che non mi torna. O forse, forse mi torna. Ho capito. Carusi, chi duca non si vedeva, ora si fece sentire. E sono un lato caputo, gli sta dicendo una cosa troppo importante. Le persone che ne vogliono davvero bene, su vicino a Noauce, a nostra casa. Ecco perché fecero tutto sto bordello! Ma così ho capito. Da fuori, siamo un oddio. E a casa che avevamo un mondo. Sta bene a casa. Che se facciamo i bravi, forse lunedì potremo uscire un'altra volta. E poi vedremo a cui ne potremo davvero passare.